Alleluia. Ovviamente stavo formando in realtà. Questi episodi lo sapete, ormai stanno uscendo così, cioè salto a seconda delle occasioni, mi trovate o di qua o di là. Stavo farmando un attimino il carisma, sono riuscito ad arrivare a 4 finalmente. E mi è arrivato un messaggio da Masawa. E a quanto pare finalmente abbiamo sbloccato il bar. In realtà io sono venuto qua perché stavo farmando anche un po', stavo costruendo nuovi cosi per i robot. Infatti adesso andiamo lì un attimo. E poi torniamo da Masawa. Cioè andiamo da Masawa. Allora, ho venduto un po' di pirosseno dalle bisola e いらっしゃいませ。adesso serviva il cavo di alta qualità. Eccolo qua. Non mi ricordo se è altissima qualità o di qualità. Questo ne abbiamo uno, questo ne abbiamo 7. Mi sa che è questo. Forse ne servono addirittura 5. In totale, penso. Prendiamone qualcuno in più. Questo non so se serve. Guarda che in teoria. Ma bisogna vedere se queste cose qua servono anche per i droni. Pare che comunque i droni non credo che le farò. Perché sennò a un certo punto li vendi. Cioè, anche se ce ne hai in eccesso, non li vendi. Però boh. Prendiamone lo stesso, il 1.100. Il problema è che bisogna fare la lista della spesa, cioè devi guardare. Perché ho provato a fare il combattimento con che è il prossimo incontro. Ma sono piuttosto aggressivi, ne fanno fuori. Stavo provando a volerli replicare, cioè fare esattamente quello che hanno fatto loro, sperando di fare qualcosina di meglio in realtà come armi, ma soprattutto come si chiama? Come scocche. Perché non so a che livello sono. Io sto cercando di fare il massimo. Cioè, sto facendo i robot quelli. Come si chiamano? Quelli intermedi, quelli. Come che si chiamano? Non mi ricordo più. Insomma, quelli. Sapete che c'è quello veloce, quello intermedio e c'è quello di difesa, no? Il nemico usa due di difesa, ben armati, e uno veloce. Io sto cercando di replicare, però sto facendo le scocche mio al massimo che posso farle in questo momento. Quindi adesso mi servivano appunto i cavi di altissima qualità. Comunque, ありがとうございます。vabbè. Torniamo là. Facciamo così, torniamo un attimo a vedere se ho preso giusto. Vedo, ovviamente è scomparso. Dove andare? Liceo. Quindi ho fatto qualche amichevole. La parte, quella lì è forse la parte più rognosa del club di robotica, perché veramente richiede un po' di farming, che ho studiato male anche la pianificazione, non è chiaro. Comunque ho studiato male anche il progresso, secondo me, di quella parte lì. Non è così chiara, salta di cose, le cose che ti servono. Boh, non lo so. Se vediamo un attimo se sto facendo. Yagami-san. Oh. Personalizza e sviluppa parti. Stavo facendo. Ah, ecco, volevo fare questo. Motore veloce. Stavo cercando appunto di mettere su. Ok, sì. Bastavano tre, in realtà. Perché adesso, poi lo vedremo. Ho messo su la scocca. Per ora migliore, forse anche la migliore in assoluto, perché come abbiamo già visto, no? L'estetica dà un po' il potere combattivo è sempre 4. Boh. Vabbè, motore veloce, gli metto quello H, che è il più veloce in assoluto. Gli ho messo la trivella più potente, quindi
ha la batteria più potente, la scocca più potente, il motore più veloce e la trivella più veloce. Questi, che sono quelli bilanciati, si chiamano. La scocca per ora migliore, batteria migliore, motore bilanciato, in realtà sì, H è quello migliore. Su fucile precisione, che sono quelli che devastano di più, no, devo vedere se vale la pena questo o qualcosa di più veloce tipo mitragliatori o non lo so, non è chiaro. Idem qua, motore bilanciato, ecco, no, questo non ha quello, l'H. Ci sarebbero ancora altre cose chiaramente da fare. Bobina robusta manca. Il problema è questo, è che continua ad andare avanti e indietro. Veramente è un po' rognoso questa cosa. E dal negozio di cercare le cose. Dovresti fare la lista della spesa prima di andarci. La velocità di movimento sale parecchio, eh. Vabbè, metto in lista bobina robusta, faccio la lista. In realtà uno prima di andare via deve fare proprio, voglio fare questo, allora guarda dov'è, perché sennò vai avanti e indietro come un deficiente. Comunque, avendo già fatto tutto ormai, bobina robusta, avendo già fatto tutto, mi manca in realtà solo questo. Dopodiché proverò a fare quell'incontro interlega lì. Non è detto che adesso facciamo un controllo. Qualcosina vende anche questo qua giù. Lì vicino alla palestra, adesso vediamo un attimo. Se no, no, devo guardare. Però non più nemmeno adesso ci vediamo la parte. Allora, adesso vado a vedere un attimino lì. Perché non mi ricordo. Se siamo fortunati se è lì. Poi parliamo con Amasawa e vediamo se riusciamo ad andare avanti lì. Ah, bobina deformata, cioè. Niente. Allora, rispondiamo ad Amasawa. Gami, quando ho tempo potrebbe passare un momento al club. Vorrei parlare di una cosa che riguarda il professore. Ricevuto. Cos'è? Questo bar è un luogo di reclutamento per il professore. Andiamo da Amasawa. Sentiamo cosa ha da dire. Amasawa. Ehi, Amasawa. Yagami-san. Grazie per essere venuto, Yagami. Sei scoperto stavolta? Sì. Yagami, lei vive a Kamurocho, giusto? Conosce bene la vita notturna? Devo andare a Kamurocho, il bar è là? Oh. Sì, diciamo di sì. Mi piace uscire a bere. Aspetta, perché me lo stai chiedendo? Non capisco. Jitsuwa. Bene, stavolta vorrei che si infiltrassi in un girls bar ai Jinjo. No, ai Jinjo. Ah? Eh? Un girls bar? Non è esattamente un posto pensato per liceali. Perché proprio là? È molto probabile che un certo girls bar possa farci ricavare informazioni importanti sul professore. Cosa sta dicendo? Vedi? Quando dici girls bar, intendi uno di quei bar da drink dove il personale è per lo più femminile, giusto? Esatto. Credo sia diverso dalla nostra club, anche se non capisco la differenza. Beh, anzitutto nel girls bar le ragazze non ti si siedono accanto come negli hostess club, ti parlano dal bancone. Aspetti, quindi qual è la differenza effettiva? La distanza tra te e la ragazza. Vabbè. Che differenza dovrebbe fare la distanza? Il servizio fornito non è lo stesso. Beh, è che più bello quando si è vicini, diciamo. Oh. E quindi spendi di più.
dice lei, continuo a non capire, ma se le cose stanno così, forse potrei capire se mi facesse un paragone con i misteri. Vediamo. Cosa preferesti tra un piccolo mistero facile da risolvere e un bel intrigo profondo e dettagliato? Ma vabbè, ma c'è mica questa differenza, scusa. Oh. Beh, senza dubbio il secondo. Quindi il nostro sclave è come un caso ben radicato. Certo, suppongo di sì. È una stronzata, vai, Yagami. Ma sta zitto. ]なるほど. Ho capito, adesso è tutto chiaro. Sono abbastanza convinto del contrario, ma non... Comunque, puoi dirmi di più sul collegamento tra professore Elgers Bar di Jincho? Allora, Elgers Bar c'è un ragazzino. Ha parlato tutto il tempo del professore, un ragazzino. Come se non fosse già abbastanza interessante, si tratta persino di uno studente da serio. Iniziale in un girls bar. Di solito non li fanno entrare se, non, se sono minorenni, no? Esatto. Ma ha falsificato in qualche modo l'età ed è passato. Comunque, gli è sfuggito che è uno studente da serio. E hanno informato immediatamente la scuola. Come si chiama il ragazzino? Ecco il problema. Il suo nome non è nella lista studenti. Non ha falsificato solo l'età, ma anche il nome. E cosa ha detto sul professore? Ha detto chiaramente che conosce la sua identità. Sorette... Ma con la faccia della descrizione, crede che dica la verità? Saprei dirlo, ma posso dirle che questo studente era con dei farabutti che si fanno chiamare la nuova banda Kane. ]なるほど. Così, eh? Allora non c'è niente da ridere. Esattamente, potrebbe conoscere realmente l'identità del professore e divulgarla. Per caso, sai chi ha fatto queste dichiarazioni... Caso sai chi ha fatto queste dichiarazioni lo studente? Hi. Sì, alla più popolare delle girls che a chi ha fatto, vabbè, tradotto delle girls bar. Chiede la ragazza popolare. Guarda questa qua. Emily's. Spera Gnocca. Emily Gnocca Mochizuki, numero uno delle girls bar. Dei morsi delle ragazze. Cresciuto all'estero, padre inglese e madre giapponese. Questa è nostra. La nostra futura. Ti va bene, Evil, questa? Non possiamo semplicemente chiedere cosa le ha detto quel teppista di studente? Beh, diciamo che Mochizuki tiene le labbra cucite, non rivela mai di che cosa parla con i suoi clienti. Beh, se lavorassi in un club... Così farei lo stesso. Questo vuol dire che non sarà facile ricavare informazioni da lei. Già, ma è qui che entra in gioco lei, Yagami. Una persona città che sa tutto sui piaceri della vita. Naturalmente va in bordelli, eh. Beh, grazie in modo per dirlo. Comunque, in sostanza, diventare un cliente abituale del club e lavorarmi da numero uno finché non parla, giusto? Esatto, proprio così. Contare di nuovo su di lei per questa missione, Yagami. Io purtroppo non posso, visto che sono minorenne. Troppo. Volevi provare ad andare sotto copertura? Magari camuffandoti come membro del personale delle girls bar. Certo. Insomma, chi non lo troverebbe integrante infiltrarsi nell'ignoto mondo della vita notturna adulta? Sava, la tua curiosità è encomiabile, ma non devi metterti nei guai. Chiaro? Chiaro? Vedrò di ricordarmelo. Raggiungi il Girls Bite. Ovviamente da qua la mappa ce la scordiamo, quindi usciamo. Vediamo un attimo anche qua, con lei, wow. Direi che tra questa e questa, per esempio, eh. Poi impariamo lo scimmione qua. Beh, ma Kamasawa è decente volendo. Allora, questo... Salire carisma. A salire carisma... Cioè, beh, sì, era abbastanza logico. Non so perché la gang... Ma sì, anche lo scheda fa salire carisma... Perché, sai, ci sono gli ammiratori, no? E stessa cosa è sensato anche per questo. Cioè, per il club di ballo. E ovviamente per il guest bar. Bene, 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 bene. Benissimo. Siamo a buon punto, anche se sono un sacco di episodi extra.
Stavo riguardando stamattina, mi è ricapitato un tab di Firefox che era aperto su How Long to Beat Lost Jasmine. C'è chi l'ha completato facendo veramente un po' tutto in 91 ore. Noi siamo a 61-62, quindi boh, vedremo. Poi invece cercando i materiali mi è caduto l'occhio, non ho guardato però, ditemi voi se sarebbe da fare, cioè se quando uno fa completo dovrebbe fare comunque un po' tutto, cioè mi è caduto l'occhio su materiali in fondo, mi è caduto l'occhio su Secret Boss, a quanto pare c'è un boss segreto qua, non sono andato a spurciare e non mi ricordo nemmeno come si chiama, perché ci ho finto di non vederlo. Dove sarebbe questo cavolo di Ghost Bar? Chiacchierata lì. Sono cieco. Però fatemi sapere, se mai... Magari c'è scritto boss segreto, ma magari è inevitabile, in realtà. È segreto per modo di dire, non lo so. Oppure bisogna aver fatto un percorso diverso, non lo so. Non so, non mi aspettavo un discorso di boss segreto. Ma che cosa sarebbe queste cose? Dov'è? Non è quello là. Che è sempre indicato. Quello è il VR, infatti lampeggia. Ma non è Kakamurocho, scusa. Perché lei ha parlato di... Ah, lei viene da Kakamurocho. Poi però ha detto di Jincho. Ma qua non sembra di vederlo. Vabbè, a parte che c'è il coso. In teoria dovrebbe essere un... Non è una sala gioco. Vi è il spider qua. Scusa però. Ah, tra l'altro è quello lì... Dove hanno già visto... Vabbè, prendiamo il taxi e basta. Distretto luci rosse? E era rimasto anche quel cavolo lì di mistero, dov'è che è? No, è là, quel... Non ricordo più bene, dov'è che è? Vabbè. Ci torneremo prima o poi su questa cosa. Che faccio? Pago 2000 yen dentro? Ovviamente. Però qui di romance mi ricordo che poi avevamo visto che ne segnala una, ma non è lei, spero. Dipendente donna, benvenuto. Ecco appunto. Eccola là, Emily S. La sua prima volta qui, signore? Niente. Oh cavolo, ho visto le freccette. Oh no, le freccette no. Sì, lo è. Salve, mi chiamo Haruko. Yagami da. Sono Yagami, piacere mio. Yagami, stavo guardando Emily Chan un attimo fa, vero? Non so se sei gelosa o... Sì. Beh, un amico mi ha parlato di Emily e della sua popolarità qui, per cui volevo fare una chiacchierata con lei. Lo sapevo, anche lei è qui per Emily, eh? Lo sa che non funziona così, vero? Chiaffo 150.000 yen sul tavolo non funziona così, eh? Eh? Oh, siamo in un distretto quartiere, distretto luci rossa, no? Perché mai? Perché non siamo un hostess club. Se concedessimo richieste specifiche ai clienti, la polizia ci piomberebbe addosso. Che reato.
Ah. Sì, lo so, ma non è normale in posti di genere chiedere una ragazza specifica se si è clienti. No, qui. Ah, vabbè, non chiederla, vai lì e ci parli, punto, basta. Lavoriamo in modo un po' diverso. Ok, allora cosa devo fare per poter parlare con quella ragazza? Ci parli? Vediamo. Chissà, magari ci vorrà del tempo. Da finché non sarà la ragazza a essere interessata a lei. Non ci puoi neanche parlare. No, non capisco. Lei ti osserva e poi si avvicina. Naruhodo. Magari... Si tratta di ciò che desidera lei, insomma. Sì, mi sembra una stronzata, però vabbè. Esatto, ma... Conoscendo Emily non vorrà mai avere a che fare con uno che non apprezza chi ha davanti e addocchia altre donne. Quindi dobbiamo provarci con te. Yeah, yeah. Ah, giusto. Yeah, yeah, la fattoria. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, insomma... Mi dispiace, ha ragione, ma giusto per chiarezza non sono interessato a lei, Arugo. Beh, spero sia così. È così ambigua. Penso che lui intenda Yagami e non sono interessato a quell'altra. Però, sai, dandogli del lei potrebbe... Non sono interessato a te, cosa hai capito? Non c'è una corda da qualche parte. Allora, cosa desidera Yagami? Ordinare da bere. Non gasbalano, le buone maniere impongono di ordinare da bere sia per te sia per la barista. Oh, per favore, questo qua cos'è, ubriaca in giro di mezz'ora? Dove davvero lasciare il segno, prova a ordinare il suo drink preferito. Che ne so qual è il suo drink preferito? Yagami-san, cosa vorresti? Vale ordinare qualcosa, visto che sono già qui. Nani ni shimasu ka? Un drink? Nani ni shiyou kana? Che ne so? Questo vuol dire? Trova tesori plus. Dosi o kana? Dai, è rosa. Dai, sarà questa, vai. Se li prendo tutti? No. Nani ni shiyou kana? Ogoru yo. Kore suki nan desu. Kanpai! Tu credo sia una barra? Proprio che ti divertirai. Konaida no koto nan dakedo. Sugoi desu ne. Allora basta, ci stiamo provando con lei. Inizia ad essere un po' brillo. So cosa vorrei dire, ma. Oh, bisogna mettere quello dell'ubriaco. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma cosa siamo finiti in un gioco di incontri? Allora. Scegli con cura le parole. Dopo aver blindato con la tua barista, potrete godervi una bella conversazione durante un cocktail time. Rispondere col giusto ordine per migliorare la vostra amicizia. È difficile ubriacarsi quando penso. Sarà al contrario, è difficile pensare quando sono ubriaco. Il cervello ubriaco di Yagami lo distrarrà con strane parole e frasi inappropriate. Ignora questi cattivi pensieri ed elabora una frase insensata che faccia progredire senza intoppi la conversazione. Se sei particolarmente sbronzo, potrebbe rivelarsi però complicato. Flusso di gioco. Il cocktail time inizia e finisce con una conversazione casuale su un argomento. Ecco, stavo dicendo che appunto abbiamo visto che sembrerebbe che ci sia solo una storia a guardare. Cos'è il tango? Come si chiama? Non mi ricordo. Però io ho letto che in teoria ce ne sono quattro anche qua, quindi boh. E si sbloccano appunto con questo bar, poi non so. Il cocktail time inizia e finisce con una conversazione casuale su un argomento. In certi punti la barista ti farà una domanda. Sarà tuo obiettivo rispondere nello spirito del contesto e senza rovinare l'atmosfera. Noi siamo persona 5 quando cerchiamo di prendere i demoni. Cerca di formare una risposta in senso compiuto con un inizio, una parte centrale e una fine. Tieni d'occhio il timer per non esaurire il tempo. Se fai errore premi. Mi stai facendo preoccupare? Inizia. Io abbiamo bevuto un sacco oggi. Per creare questi cocktail abbiamo fatto un vero e proprio lavoro di gruppo. Con Aya-chan al comando. Allora, stai iniziando ad apprezzare i cocktail originali che prepariamo qui, Yagami? Il tempo dov'è? Devo metterlo, mi tocca metterlo.
Dove metto? Ah, in mezzo. Questo cocktail è io della mia vita. Non è che ti piacciono, sapevi che alcuni di questi drink si ispirano a me? L'ho preso apposta, eh. A proposito, di solito in quali locali ti piace andare a bere, Yagami? Questo e basta. Fermento. E quelle due faccine Pokémon che si non si slinguazzano a un certo punto, no? Si infilano così. Siamo disegnate apposta, no? Cioè, si incastrano. Vai spesso nei guest bar, sì, ma no, anche nei bordelli andiamo, sai, siamo dei viziosi. Certo che sì, questo bar è un'eccezione sexy. No, ho sbagliato, eh. Oh, avanti, Yagami. Stai cercando di evitare le domande, mi farebbe molto piacere se intanto si diventassi un abitué, ma dai, ma che diavolo sto dicendo? Aspetta, aspetta. Potevo fare, sì, il back con il cerchio, però... Abbiamo un sacco di clienti che vengono da tutto il paese e che si fermano in città per dei viaggi da fare. Tu sei di queste parti, Yagami? In realtà vengo da Kamurocho. Io vivo lì. Ma io guardo solo la prima. Puoi rispondere. Ma vieni a Kamurocho, è un posto così allegro. Hai tutto ciò che puoi desiderare al portato di mano. Che invidia! Oh. Ancora lontano, è stato troppo divertente, dobbiamo farlo di nuovo. Bene, la vedo coinvolta. Impara a conoscere la tua barista. Yagami può approfondire l'amicizia bevendo e conversando con ogni barista. Quindi ce n'è più di una. Quando la vostra amicizia migliorerà abbastanza, avrà inizio un caso secondario che coinvolge la barista. Avanza nel caso secondario per sviluppare ulteriormente il rapporto. Completo ogni caso secondario diventa un vero abitué del Girls Bar. In teoria vediamo se il limite è rappresentato dal tasso alcolico, per esempio, cioè nel riprovare in consecutivo, non lo so. Era tutto squisito. Il fatto che ormai abbiamo speso i punti tecnica. Vedo che sei un'ottima bevitrice. Lo leggo piuttosto bene, sì. Ti conviene, perché? A meno che non fa. Poi si bacia. Sputa nel lavandino. Ottimo, perché la mia sbronda sta iniziando a svanire. Quindi ti serve molto per ubriacarti, eh? Direi, non sono mai stata ubriaca a Fradicia. Anche alle feste universitarie sono sempre l'ultima a restare in piedi. Stai dicendo che vai all'università? Certo, sono al secondo anno. Ah, sì. Wow, ma allora perché decidi di lavorare in un girls bar? Ecco, mi piace l'alcol. Mi piace viaggiare, voglio poter visitare più paesi che posso finché sono ancora giovane e studio. Naruhodo. Capisco, quando si cresce e si intraprende una carriera, le opportunità di spostarsi scemano inesorabilmente, cioè svaniscono, diciamo. Esattamente, per questo voglio assoporare più culture possibile da ogni parte del mondo finché ho un tempo libero. Ok, mi piace il viaggiare, questo. Non voglio ritrovarmi adulta e piena di rimpianti, devo approfittarne e sperimentare nuovi scenari e prospettive. Magari andare con un high tante quarantenne. Sei davvero una persona se passa una serie. Vabbè, sì, vabbè. Lei dice, la trova strano che qualcuno così serio lavori in un girls bar. Senz'altro, ha tutta l'aria di un bel paradosso, ma per me lavori in un girls bar proprio perché sei così seria. Non credo di seguirla. Puoi ampliare i tuoi orizzonti accarezzando culture e paesi differenti, no? È logico che tu voglia sperimentare anche ambiti lavorativi diversi. Incredibile. È lo stesso discorso che ho fatto durante il mio colloquio con i datori di lavoro. Stoffa del detective, Yagami. Beh, questo perché lo sono. Non dovresti dirlo, c'è la tizia lì, poi magari... Devo fare il figo, ma magari l'altra si preoccupa, no? Sono Yuki, Yagami, dell'agenzia investigativa Yagami. Wow, è la prima volta che incontro un detective in carne e ossa. Che questa i orchini sono sempre gli stessi. Oh, anche per me è la prima volta, ma significa forse che siamo in pericolo senza nemmeno saperlo. Che emozione. Un momento davvero un detective, ma è favoloso. Che la cosa gli piaccia, chissà che ne pensa Emily Chan.
Quel sguardo non si capisce se è ubriaco o malizioso. E hey Emily, ti andrebbe un film di mezzanotte? Potrei persino affittare l'intero cinema. C'è anche un po' di seno, mi sembra. Cosa? È una follia, guarda qua. Una volta che ho già visto, mi sembra. Non l'abbiamo visto da qualche parte, in qualche altra serie. Parlo davvero? Sono appena una interessata. E mi dice una bella gatta da pelare. Già, così pare. Non c'è mica solo lei, sa? Beh, io ne conto quattro, in effetti, eh. Dobbiamo conquistarle tutte e quattro. Questo cesso qua posso anche lasciargliela. Già che qui potrebbe conversare con me o con le altre ragazze. Come prima non potevo. Due bariste, effettivamente. Quattro bariste. Potremmo persino giocare a freccette. E qui per divertirsi il resto, no? Mi spancio io a giocare a freccette. Guarda, mi cado a terra e rotolo su pavimento dalle risate. Sì, ci sto. Un bel roll. Grazie, Lupo. No problem. A presto. Infiltrarsi. Come infiltrarsi? E così è già meglio la biondina con quell'inquadratura lì. La più bella resta l'altra, Emily, se non è che è un po' palliduccia. Per guadagnarti la possibilità di chiedere a Emily qualche informazione sul professore, dovrai diventare un abitué del locale e guadagnarti la sua attenzione. Se vuoi riuscirci, dovrai prima fare amicizia con le altre bariste. Per migliorare il tuo rapporto con loro, ordina i loro drink preferiti, porta a Emily con successo il cocktail time ed esegui delle giocate spettacolari a freccette. Anche se sei qui per indagare, chi dice che non puoi divertirti anche tu? Anche questa era una cosa che sarebbe stata da fare. Quindi Fra mezzo della storia principale. Se non che la si diluiva veramente parecchio. Boh, però comunque ormai ho capito l'antifona. E tu ce l'hai un minuto, cosa vuoi? Bei capelli, eh? Ci conosciamo? Mi chiamo Kintaro Happy Mori. Sono abitué del locale. Vabbè. Happy? Felice? Sì, è il mio secondo nome. Oh. Beh, non si sente tutti i giorni, questo è certo. Io sono Yagami. Ad ogni modo, tu ed Emily sembravate proprio spassarvela. L'ha notato, eh? Sono uno dei pochi gentiluomini a cui Emily si è interessata. Ha davvero dei cattivi gusti. Wow, davvero? Qual è il segreto? Va bene, in qualità di principale abitué del Girls Byte, sarò felice di darti qualche dritta. Mi sembri molto furbo. Beh, grazie. Dopo te la rubiamo. Emily è volubile. Puoi rincollarla quanto vuoi, ma se a lei non va, resti del mero rumore di sottofondo. Allora, come l'hai convinta a servirti? Di farti vedere sempre più spesso locale e aumentare la tua reputazione tra le ragazze. Tra loro inizia a spargersi la tua nomea, allora Emily potrebbe interessarsi. Naruhodo. Dai, quindi non devo fare altro che migliorare la mia reputazione. Comunque, anzitutto dovresti imparare a goderti le chiacchierate con la ragazza di fronte a te. Non pensare alle altre. Mi domando se appunto io, quando si è sbloccata la cosa qua, è perché ho raggiunto Carisma 4... E tutti magari si sbloccavano raggiunto appunto una certa caratteristica, può essere, però boh. Comunque ci voleva del tempo per arrivare a Carisma 4. Comunque anzitutto dovresti imparare a goderti a chiacchierare con le ragazze di fronte a te e non pensare alle altre. Queste ragazze sono sveglie, notano subito se un uomo è interessato a un'altra donna. Capito, quindi tanto per cominciare dovrei cercare di essere più amichevole con Haruko. Precisamente. Haruko-chan è dolce e sincera, ma come tutti ha dei segreti che non svelerà di certo prima che passa. Grazie per questo tutorial. Vuoi sapere qual è la chiave per accedervi? Conversazione di bagione, mio caro. È una formula semplicissima. Beh, mi spiacerebbe spiegarmela meglio. Haruko piacciono le belle bevute. Più diventa brilla, più si apre nella conversazione. Una volta che Haruko-chan avrà capito che sei una persona con la quale è divertente chiacchierare, allora ti aprirà sicuramente il suo cuore, addirittura. Naruhodo.
In teoria le conquistiamo queste, forse. Afferrato, chiacchiere e drink, ma non è forse una formula universale. La maggior parte degli avventori di certi locali tende però più a parlare di se stessa e non coglie il segnale di Haruko. Per fare breve, trinca e ciala al suo ritmo. Così non funzionerà, né oggi né mai. Se non le fai credere di poter andare d'accordo con te, è la fine. Volevo chiedertelo, perché sei così ben disposto a condividere le tue conoscenze? Mi hanno programmato così. Perché io sono il bardo dei Girls Bar. Il cosa? Pago la voce su quanto possono essere divertenti, allegri, super, così cerco di rendere il mondo un posto migliore. Sorette. Quindi tessi le lode perché è un qualcosa che ami. Esatto, esatto. Yagami-san. Yagami, giusto? Sentiti libero di chiedermi tutto ciò che vuoi sulle ragazze del Girls Bite. Come tuo senpai qui in locale sarebbe un onore tramandarti la mia saggezza. Spicciami, cioè... dimmi tutto quello che sai, no? Cioè anche dei cocktail preferiti, per esempio. Grazie, lo apprezzo molto. Quindi, se voglio avvicinarmi a una ragazza, devo imparare a reggere meglio l'alcol e intrattenere una conversazione interessante. Ok, ora devo andare ad allenare il fegato. Vorrei parlare con una barista, vai prima a ordinare un cocktail. Quando la tua brigatura sarà al massimo, dovrai abbandonare il locale. Se vorrai parlare con più barista in una singola uscita, dovrai prima aumentare la tua tolleranza all'alcol. Chi è questo Morisan? Morisan è un abitué del Guest Bite, nonché un amante del Guest Bar. Abitué del Guest Bite. Guest Bite è il nome del locale. Nonché un amante del Guest Bar in generale. Parlando con Morisan potrà imparare tutto quello che c'è da sapere sul Guest Bar. Oh cavolo. Non ho guardato la seconda parte. Allora, vediamo una cosa però adesso. Che purtroppo qua mi sono fregato da solo, mi sa. Cos'è un'abilità? Speciali forse. Fame sana, fame illuminata. Il tizio, eccolo qua. Bene, almeno due riusciamo. Per un pelo, vabbè, comunque lo faremo, cioè. Non manca nemmeno tanto. Adesso proviamo a vedere se, che faccio, proviamo a vedere se riusciamo ad andare avanti un po'.